Eleonora Giorgi è tornata a parlare della sua malattia. La sua testimonianza commuove tutti, ma cosa ha detto? Come sappiamo, da qualche tempo Eleonora Giorgi combatte contro la sua malattia. All'attrice è arrivata una diagnosi di tumore al pancreas. Ma oggi come sta? Attualmente Eleonora sta continuando la chemioterapia, ma ha descritto questo percorso come «tostissimo». Non è raro, infatti, che i pazienti oncologici, seppur obbligati a seguire questo tipo di cure, ne escano ogni volta più devastati di prima. L'attrice, comunque, può contare sul pieno supporto dei suoi familiari. Di recente, infatti, è stata ospite di Verissimo, in collegamento diretto con Silvia Toffanin. Insieme a lei, seduto sulla poltrona vicina alla sua, anche l'ex marito Massimo Ciavarro, padre del suo secondo figlio Paolo. Proprio in questa occasione, Eleonora Giorgi ha fatto sapere di voler passare il tempo che le rimane con i suoi amori. Come sta oggi Eleonora Giorgi? Eleonora Giorgi ha perso i capelli a causa delle cure per combattere la sua malattia? E proprio per questo, in collegamento con Silvia Toffanin, ha detto: «Voglio dire che voi di Verissimo mi siete vicino anche fuori dalla TV, è giusto che il pubblico lo sappia. Il gesto di mostrarmi senza capelli è importante perché si può essere belle anche facendo la chemio. Non hai idea di quanti mi hanno scritto per dirmelo, come procedono le cure?» A quanto pare, una piccola speranza c'è. Eleonora Giorgi, parlando di come potrebbe evolvere la sua malattia, infatti ha dichiarato quanto segue. A Verona c'è una nuova frontiera della ricerca, ci sono tecniche sperimentali, speriamo che possa accedervi. Spero davvero di accedere e sarebbe un'altra speranza, e ancora. Ora continuo con la fortissima chemio, la tradizionale, che è molto pesante. Io però tengo duro. Stamani ero preoccupata perché ho passato una brutta notte tra nausea e dolori. Mi sono detta, come farò a rispondere a Silvia? Invece adesso sto meglio e sorrido, come vedi sono qui ed è un piccolo miracolo. Ma il cammino è molto impegnativo. Io non posso lasciare i miei affetti. Le parole che hanno commosso tutti. Eleonora Giorgi, poi, ha commosso il pubblico in studio e quello da casa. Perché, le sue parole sono state come un pugno nello stomaco, sono cambiate le mie priorità. Il tempo che mi resta lo voglio vivere bene. Quello che mi rimane voglio viverlo con gli amori, i figli, le nuore, i nipoti, gli amici e i parenti. Mi è capitata questa brutta disgrazia, ma sono grande, ce ne dobbiamo andare tutti. Poi è una cosa che capita a molti. Detto questo, io tengo sempre duro.